Noi prevediamo innanzitutto risorse importanti, circa 14 milioni di euro a supporto del sistema delle piccole e medie imprese bresciane, nelle 10 linee che sono tradizionali ma che hanno delle connotazioni particolari, perché alcune di queste sono e saranno particolarmente importanti. Credito innanzitutto, credito alle imprese, cercare di aiutare le imprese ad avere credito, perché il 2012 sarà sicuramente un anno con ulteriore restrizione sul credito. Poi internazionalizzazione, perché? Perché è il mercato per il quale, sul quale possiamo portare a casa gli ordini, far lavorare di più le imprese, salvaguardare i livelli occupazionali. Terzo lamento, formazione. Perché? Perché la formazione vuol dire anche cambiamento di cultura, vuol dire creare le condizioni perché lo spirito di aggregazione che oggi comincia un po' a essere positivo diventi ancora di più per internazionalizzarsi, per fare l'innovazione, per lavorare insieme, per costruire progetti comuni che hanno basi solide, più solide che se invece fosse un progetto unitario. Questi sono gli elementi fondamentali sui quali il Consiglio Camerano oggi si dichiarerà, mi auguro, disponibile, che la Giunta comunque ha già approvato, per aiutare, sostenere e salvaguardare le imprese e i territori che, sui quali le imprese esistono. Un binomio inscindibile, perché accanto all'economia bisogna anche lavorare con concetti di solidarietà, perché oggi con questa crisi così profonda, così difficile, le due cose devono essere abbinate, economia e solidarietà. Beh, diciamo innanzitutto credito, circa 4 milioni di euro, una buona percentuale del bilancio camerale va su questo fronte, poi internazionalizzazione, circa 2 milioni e mezzo, innovazione, anche questo un tema importante, marketing territoriale e formazione. Questi sono i 5 elementi cardine sui quali si basa il bilancio di previsione 2012. Variazioni leggermente positive, anche tenendo conto del fatto che la manovra finanziaria ultima del governo Monti ha tagliato drasticamente anche le nostre risorse, però nonostante questo, con un bilancio virtuoso che ormai è tradizione che la Camera Commercio presenti, riusciamo ancora ad essere a fianco, vicino, ad accompagnare in questo percorso difficile il sistema produttivo bresciano.